Analizziamo i servizi personalizzati di Sinal, in particolare il salvataggio e la creazione di alert. Sinal offre la possibilità di identificarsi per avere un profilo dove salvare permanentemente sia le strategie di ricerca che i risultati e di ricevere aggiornamenti sulla propria email delle ricerche fatte. Vediamo subito come identificarci. Clicco in alto il bottone Sign in. Si apre la finestra del CAS. Per identificarsi basta utilizzare la mail istituzionale chiocciolaunimib.it oppure chiocciolacampus.unimib.it. Entro col profilo di un dipendente Unimib. Al primo accesso si apre una finestra che chiede di scegliere se si ha già un account EBSCO o se si vuole crearne uno nuovo. Chi ha già un account EBSCO? Perché ad esempio in passato si è registrato in una delle piattaforme dell'editore, può scegliere la prima opzione e collegare il vecchio account EBSCO con quello del profilo Unimib. Basterà inserire username e password dell'account EBSCO. Vediamo invece nel dettaglio come creare un nuovo account e collegarlo al profilo Unimib. Come prima cosa seleziono Create a new My Apps Ghost. Inserisco nome, cognome, email. Infine seleziono il bottone Continue. Vedo che mi sono loggata perché appare la scritta My Apps Ghost. Come prima cosa, vediamo come salvare una ricerca. Facciamo come esempio una ricerca di argomento ostetrico, il clampaggio del cordone ombelicale. In inglese, umbilical cord clamping, e lancio la ricerca. Per salvarla, devo selezionare Search History, spuntare la ricerca che voglio salvare e cliccare il bottone Save Searches Alerts. Do un nome alla ricerca, ad esempio clampaggio cordone. Vedo che già selezionata la voce Salva la ricerca permanentemente. Quindi basta cliccare Save. La ricerca è stata salvata. Seleziono Continue per vedere dove è stata salvata. Siamo in My Folder, il deposito di tutto quello che ho salvato. Alla voce Saved Searches ritrovo le ricerche salvate, compresa quella appena fatta sul clampaggio del cordone. Lanciamo ora una nuova ricerca per vedere come salvare i risultati. Seleziono New Search. Cerchiamo ad esempio la Comfort Care. Lancio la ricerca. Poniamo di voler salvare il primo e il terzo risultato. Per farlo, devo semplicemente cliccare la cartellina azzurra col più. Dopo averla cliccata, la cartellina diventerà gialla. Ripeto la stessa operazione anche per il terzo risultato. A questo punto vado in alto e seleziono la voce Folder. Ritrovo gli articoli in My Folder, alla voce Articles. Posso visualizzare le citazioni nel formato che preferisco. Vediamo come fare. Seleziono i risultati, oppure se non seleziono niente, li prenderà automaticamente tutti, e scelgo l'opzione Save as File. Scelgo il formato che preferisco, ad esempio Brief Citation, e lo stile citazionale, ad esempio l'Harvard. Save. Ecco l'elenco delle references in formato Harvard, una funzione molto comoda per redigere le bibliografie. Torno indietro. Come ultima cosa, vediamo come applicare un alert a una ricerca per ricevere direttamente sulla nostra mail gli aggiornamenti. Lanciamo una nuova ricerca, selezionando New Search. Cerchiamo ad esempio la digitopressione, in inglese acupressure. Lancio la ricerca e spunto la ricerca a cui voglio applicare l'alert. Fatta la spunta, clicco il bottone Save Searches Alerts. Do un nome alla ricerca, ad esempio digitopressione, e seleziono Alert.
Scelgo ogni quanto voglio ricevere gli aggiornamenti, ricordandoci che l'alert sarà attivo al massimo per un anno. Scrivo la mail a cui voglio che sia inviato il report e clicco Save. Seleziono Continuo per tornare in Signal. Se voglio controllare il mio folder, basta selezionare in alto Folder. Alla voce Search Alerts trovo gli alert che ho creato. Vi volevo far notare che alla voce ebooks trovo gli ebook di EBSCO che ho preso col prestito digitale. Per ulteriori dettagli su questo servizio, in BiblioLearning, nella sezione Inizia la tua ricerca e recupera i documenti, c'è un'apposita videoguida su questo.